In questa seconda puntata, di Ultima Fermata abbiamo ritrovato, con la conduzione di Simona Ventura, Samuele Valentina. Loro due erano già stati presentati, durante la puntata del debutto, ma ancora non era andata in onda la loro scelta. Sappiamo che loro sono entrati in crisi, da quando Valentina ha un migliore amico. Samuel non riesce ad accettare questo stretto rapporto di amicizia. Ad Ultima Fermata la comunicazione tra di loro è stata davvero difficile, tant'è che tutto è apparso perso, per come si erano messe le cose. Infatti si è respirata un'aria abbastanza nervosa tra la coppia anche in questa nuova puntata. Alla fine Valentina e Samuel hanno deciso di lasciarsi, come già avevamo intuito quando era stata raccontata la loro storia. Durante la puntata sono state presentate poi due nuove coppie. La prima è quella formata da Giorgio e Stefania. Loro sono sposati da tanti anni, ma da quando lei ha espresso il desiderio di diventare mamma tutto è cambiato. Giorgio infatti non voleva diventare padre, e dunque la coppia è entrata in crisi per le opinioni e le esigenze totalmente diverse. Ad Ultima Fermata, Giorgio e Stefania hanno potuto capire tante cose, e lui ha iniziato a pensare che un bambino non può impedire sempre la loro libertà di coppia. I due hanno allora deciso di venirsi incontro e ascoltare entrambe le parti. Sono usciti da Ultima Fermata insieme, con la voglia di provare ad ampliare la loro famiglia. Durante la seconda puntata di Ultima Fermata, abbiamo poi conosciuto una terza storia. Si tratta di quella della coppia, formata da Luisiana e Biagio. Loro due sono fidanzati davvero da tanti anni, ma la loro storia è entrata in crisi, per via di un tradimento, da parte di lei. Nonostante questo passo falso, e il grande errore di Luisiana, la ragazza è ancora innamorata del suo fidanzato. Purtroppo però dopo quanto accaduto, lui non riesce più a fidarsi del tutto della sua compagna, e per questo ha deciso di partecipare con lei, ad Ultima Fermata. I due giovani fidanzati sono stati aiutati nel loro percorso da professionisti psicologi e terapeuti, così come accade anche per tutte le altre coppie. Luisiana e Biagio hanno fatto molti esercizi terapeutici. Sono stati in silenzio e potevano utilizzare solo il tatto. Durante gli esercizi ci sono stati molti abbracci, lacrime e baci. Così i due hanno capito che nonostante quello che è successo, si amano moltissimo. Inoltre hanno sentito una forte nostalgia durante questa breve esperienza in cui sono stati separati. Luisiana e Biagio hanno quindi lasciato Ultima Fermata come coppia. Che cosa ne pensate di queste coppie, delle loro storie e delle loro decisioni a Ultima Fermata? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.